Una nuova stagione e una nuova veste per Maurizio Cairoli, sempre però in prima fila per la Tecno Team. Maurizio, allora innanzitutto come ti senti adesso? Un po' diciamo un po' dall'altra parte della barricata. Ma sai, è una sensazione nuova. Fino adesso... La palestra è sempre la stessa, però. La palestra la vediamo, è sempre la stessa. Non ce ne sono, ma niente, proviamo a vedere questa... Sotto questa veste cosa riusciamo a combinare? Mi sembra che tutto sommato siamo riusciti a allestire una squadra abbastanza buona, diciamo così per ora. Prime impressioni, Maurizio? È chiaro, è prestissimo, siamo proprio all'inizio della preparazione. Quali sono le tue prime impressioni? Le impressioni sono buone, come tutti gli inizi di stagione, d'altra parte, perché anche i due anni scorsi che non sono andati un granché bene, siamo partiti sempre con grande entusiasmo e poi... Pian piano l'abbiamo mantenuto, ma non abbiamo rispettato un po' quelle che erano le aspettative dalla società, per cui alla fine ogni stagione fa storia a sé. Vediamo di partire col piede giusto quest'anno, mi sembra che sono tutti motivati dall'allenatore, dalle giocatrici, dal presidente, da me stesso, da tutti quanti, quindi vediamo di portare a casa un qualche cosa che non si dice, ma ci si spera sempre, insomma. Senti, ho visto che hai parlato molto, sei molto in contatto con chi ha preso il tuo posto in panchina, no? Voglio dire, nessun problema, anzi, una grande collaborazione. Guarda, io sono a disposizione, penso che con Luciano non ho problemi, non ho mai avuto neanche problemi quando ci incontravamo su panchine diverse. Lui sa benissimo che se ha bisogno di me io sono a disposizione, quindi niente, abbiamo intrapreso un po' questa strada e vediamo dove porta. Insomma, Cairoli e Albese avanti ancora, l'amore non finisce assolutamente. Vabbè, non finisce, dopo 11 anni era giusto cambiare, però comunque rimani, e questa è una cosa molto importante, no? Sempre molto attaccato alla società. Vabbè, ritengo di conoscere abbastanza la società di Albese, perché dopo tutti questi anni spero, penso e credo che anche al presidente abbia fatto piacere che io sia rimasto con queste vesti. Grazie Mauro, in bocca al lupo. Grazie, grazie, ciao, grazie. Ciao.